Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora, altro nuovo video vlog per chiacchiericcio. Come state? Spero bene e niente. Oggi mi vedete in bagno perché la sera è in bagno, quindi mi voglio preparare in bagno. Preparare no, perché tanto sono in pigiama, però avevo voglia di fare una piccola restaurazione in bagno. Non mi devo truccare, ma voglio stare lo stesso a lavarmi la faccia e a chiacchierare un po' con voi. Niente, allora, sempre stessa identica cosa. Uso questa qua della L'Oreal perché mi piace da matti. È vero, è un po' troppo oleosa, ma a me piace e mi fa stare bene perché è molto delicata sul mio viso. È vero, non tutti le piace questo tipo di detergente della L'Oreal, ma ho visto che c'è anche il detergente, l'acqua micellare, ma io mi trovo meglio con questa che ho preso a sapone e profumi, perché qui in Sardegna, oltre acqua, sapone e Sephora, c'è anche sapone e profumi, quindi top, mi piace. L'ho presa e se ce n'è altra la ricomprerò ancora questa, se ce n'è anche altra sapone e profumi. Comunque niente, ora vado, mi ho lavato già le manine e vado, e anche i denti ovviamente, perché non è il caso di farmi vedere lavandomi sempre i denti, sempre facendo vedere lavandomi in pump di questa, ho anche due, e mi vado a poso qui e mi lavo la faccia con questo vedere. Niente ragazzi, non faccio nulla di che. Cosa stamattina, non so cosa c'è, ma non ho dubbio se stavo mettendo in pausa o meno. Infatti ho messo in pausa, meno male, perché tanto c'era ben poco da vedere io che mi stavo sciacquando il viso, anche perché poi vado giù a sciacquare il viso, nel senso che mi chino, quindi voi non vedete la mazza, quindi ho detto perché non mettere in pausa e poi perché non tornare quando mi sono asciugata tutta. Infatti eccomi qua, mi sto per asciugare il viso e mi metto una bella dose di crema, anche perché raga, ho la pelle secca come il deserto, se questo si può dire. Mi sta tutta tirando. Ma vi dico, perché qua da sta parte sono tutta, non dico tirata, ma quasi, perché tirata nel senso buono, che ho la pelle secca, che non ne può più, quindi adesso vado a prelevare un po' di questa crema, anzi, Vichy, che mi sta aiutando tantissimo, vero, questa la metto d'estate, così mi idrata ancora di più, già che io bevo molto, sto cercando di bere di più, mi idrata ancora di più. Per adesso utilizzo questa che è di Vichy, infatti ce n'è un bel, molto secca, non solo d'estate ma anche d'inverno, e mi secca parecchio la pelle. Ok, mi massaggio per bene anche qui. Quanto siamo? Ah ok, 5 minuti di video, ma neanche. Anche sul collo ovviamente va portato sul décolleté. Ok, sono tutta bella incremata, perché veramente stamattina le avevo bisogno, non che non l'avessi già fatto ieri, però anche oggi ripeto lo stesso identico trattamento. La idrato bene sta pelle, perché veramente, guarda, allucinante, allucinante. Non lo so voi, ma io veramente sto sentendo rinascentesi. Saluto le pelle di Daphne. Ciao cara, un bacio, un abbraccio a te, ti adoro. Ogni tanto riesco a seguire anche i tuoi video quando ho il tempo materiale e niente, quindi direi che saluto tutti, a partire da Erika Mukbang Fashion e niente, e saluto anche tutti gli altri che mi seguono quando riescono ovviamente, niente. Poi cos'altro che ne dite se mi vesto? Vabbè, questo che sono le RCD, non so cosa, ma vabbè, sono tutti lì e nulla ragazzi e ragazze,
Dovrei fare, ma penso che ora o vado a vestirmi o rimango così, non lo so. Poi non sono neanche tanto truccata, quindi no comment. Voi direte, sei bella anche senza trucco. Sì, ma il trucco fa la sua parte, dai ragazze. C'è poco da dire e da fare. Il trucco rende una persona più decente agli occhi degli altri, quando, soprattutto su questa scatolina qui che avete voi su YouTube. Se uno non è truccato, dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Mi sono giunta qui in cucina, cioè in sala, perché la sala confina con la cucina. E niente. Dunque. Ho appena aperto la finestra, anzi, prima di lavarmi la faccia e tutto il resto, tra denti e faccia, prima di tutto ho fatto l'azione di aprire la mia camera, aprire la finestra della mia. Dopodiché farò il mio lettuccio, come sempre, e poi niente. Spolverai, non spolvero perché non ho voglia. Lo faccio quando pulisco giornalmente la mia camera. Giornalmente. Si potrebbe dire anche tutti i giorni, ma siccome oggi la mia bella palla, la mia bella testolina dice di no perché non me la so. Dove pulisco la dove. Non lo so, sono un po' strana, particolare. Non è che ho tanta voglia di pulire la mia camera. Mi piace fare le cose che piacciono a me. Ah, a proposito, voglio fare un video di trucco, ma tanto trucco lo faccio sempre. Anzi. Allora, boh, ieri mi è venuta la nostra inquilina di su, sì, e ci ha portato dei dolcetti squisiti, buoni buoni. Già, sono dei squisiti muffin. Che se. Allora, un attimo solo. Non li ho fatti, ovviamente, li ha fatti questa signora. Dicevo, allora. Vi faccio vedere perché insomma, è entrata mia nonna, quindi non ho potuto dire nulla. Allora, dunque, questi sono i muffin fatti dalla nostra inquilina di su. L'ho assaggiato e devo dire sono buoni. Adesso non li assaggio perché non ho fame. Però ho notato che hanno una squisitezza incredibile. Non vi do la ricetta perché tanto la ricetta non la so, ma se la vedo su internet forse ve li propongo anche io questi qua. Perché un momento è un attimo. È un discorso a farveli vedere, però se li faccio io forse riesco, non è detto. Perché io avrei in mente di fare la torta con le mele, perché è troppo buona, oppure una semplice ciambella. Questi muffin sono di una squisitezza incredibile. Perché dentro hanno sì, pezzi di mela, ma buonissimi, squisiti, ma di una delicatezza unica. E quindi vi dicevo, li ha fatti la nostra inquilina di su e sono venuti uno spettacolo. Buoni. Niente, che dire. Se li trovate su internet fatemi sapere perché a me piacciono da matti. E nulla. Oggi la giornata però non è delle migliori. Dio, c'è come vedete, non è il massimo. Ecco perché vi dicevo non è un granché. E quindi fate un po' voi. È cupa, ma vabbè, è il mio colore di pelle, come la giornata oggi. Non è il massimo, ma vabbè. Niente. Già, è cupa, molto cupa. Non so perché. Ogni tanto, come dico io, esce il sole un po' a tradimento, ma vabbè. Come dico sempre nei miei video, ho detto. Comunque, dunque, tornata, dunque. Che dire? Finalmente sto riuscendo a fare altri video qui con voi, anzi, qui insieme a voi. E niente, quindi. Che dire? Il video mi sa che lo chiudo qua. Lo so, non si fa lo spadiglio, ma ho un sonno, ragazzi. Sarei stata tutto il giorno a dormire oggi, ma non si può, perché non si può. E quindi a sto punto continuo a registrare altri video per YouTube. Niente.
Volevo fare il video del make-up, sì, stavo dicendo altro, che non so manco io cosa stavo dicendo, ma vabbè, dettagli. Volevo fare il video del trucco, quello make-up espresso, come si chiama? Quella cosa lì che è un po' di tendenza, di moda, che è andata in tendenza, che è diventata popolare qua su YouTube. Sarò l'ultima sulla terra, diciamo, a fare sta roba, ma vabbè, vabbè. Io avrei intenzione di fare il make-up espresso, non so neanche se ce la farò a farlo, non è detto, ma ci voglio provare. E niente. Boh. 10:49, non so se entro le... Ops, non si vede bene, vedete? 10, sì, adesso si vede, le 10:50. È alle 10:50, io non so se oggi farò qualcosa o meno, boh. Non lo so, vediamo. Perché avrei tanti video in mente, ma sto pensando cosa voglio registrare ancora. Non ve lo dico, se no poi manco me lo guardate, non ne ho idea. Nulla. Intanto chiudo qua. Tanto sono con la mia bel pigiamino che mi sa che oggi non mi vesto. Ovvero non mi vesto solo per stare in casa, meglio metto questo e basta. Altrimenti non lo so. Ok? Non lo faccio troppo lungo questo video, se no non riuscite a guardarlo tutto. Ciao ragazze, a un altro video. Non so neanche che cazzo di video farò oggi. Voglio pensare bene a che video voglio fare. Non ne ho veramente la più pallida idea. Se vedete qua là è perché c'è la televisione accesa ma è muta, quindi vabbè, per non disturbare il sottofondo del mio video, ho messo muto. Ciao. Ciao. A presto.